io ho questo problema da più di 30 anni, diciamo che ho le braccia e le gambe che sono ricoperte da brufoli, di arrossamenti, da chiazze. Sono andato da molti dermatologi per vedere di risolvere questo problema, non ci sono mai riuscito. Mi hanno sempre fatto fare analisi, mi hanno ordinato delle medicine, delle pomate, mi hanno tolto dei cibi, mi hanno detto non devi mangiare questo, non devi mangiare quello, così vedi che ti passa, e non mi è mai passato. Non sono mai riuscito a risolvere il problema. Per 30 anni ho fatto 1000 trattamenti, ma non ho mai avuto nessun beneficio, ho solo perso tempo, perso denaro. Ho seguito il regime alimentare che mi ha dato il dottor Ippolito. Ho preso sempre gli integratori tutti i giorni, quelli che mi ha ordinato di prendere, e per la prima volta dopo tanti anni ho visto dei risultati, ho visto che le mie gambe e le mie braccia cominciavano a guarire, diciamo. Dopo il primo mese di trattamento a me non sembrava di aver avuto dei grandi risultati, però poi ho visto le foto del mese prima e ho visto quelle del mese dopo e si vedeva benissimo che c'era già stato un bel miglioramento. Adesso dopo 2 mesi sono praticamente quasi guarito, non ho più il prurito, oltre a un fatto estetico che insomma che non era bello vedere le braccia e le gambe ricoperte, c'era anche un gran prurito che avevo sempre di giorno e di notte, mi grattava in continuazione. Adesso si sono molto schiariti, sono asciugate i brufoli, sono schiarite le chiazze e soprattutto il prurito è sparito. Dopo 30 anni di inutili cure mi è bastato seguire una giusta alimentazione, una giusta integrazione e sono riuscito ad ottenere degli ottimi risultati. Consiglio a tutti di provare in questo modo, cambiando alimentazione e prendendo degli integratori. E certamente bisogna essere seguiti da persone competenti, non si può fare da soli. Naturalmente ci vuole costanza e ci vuole anche pazienza, perché non è una cosa che si risolve in pochi giorni, però poi si vedono i risultati, quindi vale la pena di farlo. Una cosa importantissima che bisogna capire è che non bisogna mai tornare alle vecchie abitudini, bisogna rispettare quelle nuove che ci hanno fatto guarire, perché altrimenti ritorniamo come prima.